Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Aurora Ramazzotti pronta per la sua prima esperienza in diretta TV su Italia 1 con Love Me, ha raccontato al Corriere delle sue insicurezze essendo figlia d'arte e dell'amicizia tra i suoi genitori Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è un cerchio che si chiude. Aurora Ramazzotti è pronta per Love Me, l'evento che si terrà martedì 28 giugno a partire dalle 19 da Piazza Duomo in diretta su Italia 1. Condurrà insieme ad Eleonor Casalegno e Gabriele Bagnato, è la mia prima conduzione in diretta, una bella sfida. Sono contenta di essere affiancata da Eleonor Casalegno che ha molta più esperienza di me. Farò affidamento su di lei, ha raccontato la giovane influencer in una lunga intervista al Corriere. Il mio problema è che non mi sento mai all'altezza, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker a cuore aperto ha raccontato il retroscena di una vita da figlia d'arte. La confessione di Aurora Ramazzotti. Doppia figlia d'arte, Aurora Ramazzotti non sopporta essere definita come raccomandata, eppure nonostante i privilegi, ha raccontato di aver avuto problemi sul lavoro. Non sono mai stata mai raccomandata, anzi ho perso anche alcuni lavori proprio perché c'era chi voleva evitare polemiche. Partono tutti prevenuti, già dal mio nome, la figlia di, viziata. L'influencer ha confessato la sua paura, quella di non essere all'altezza rispetto alle aspettative degli altri. Il lavoro che ho scelto si definisce tramite il giudizio di altre persone, il pubblico decide se vai avanti o meno. Io ho tante insicurezze, anche per essere figlia d'arte. A volte mi chiedo se ho scelto il percorso giusto, dietro le quinte succedono tante cose che non si possono dire ma che possono essere dolorose. Passino le critiche, ma per Aurora Ramazzotti la ferita si apre quando la definiscono raccomandata. Vorrebbe che le persone cambiassero opinione su lei. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.